Ok, ci siamo online on air. Ok, con air. Allora, vediamo un po'. House of Gucci, The Last Duel di Ridley Scott. La mia recensione c'era una volta in America. Frusciante, non amo Joker. Giorno di alcuni canti dell'inferno, che è quello che avviene. Quindi questa cosa di portare questo nome così importante per noi, poi Toscani, Dante, ha avuto anche un significato, cioè Dante proprio il poeta ti ha Ma che dato domanda è? qualcosa oppure. Vabbè, frusciante. Cancello qui il commento, ma questo è un suo commento, ecco. Mischia, complimenti per l'eleganza, complimenti per la grammatica e l'ortografia. Fatti curare, ti rendi conto che dici cazzi miei che non nascondono. Allora, veniamo noi con questa mia a dirvi, signorina, non era buona quella signorina là, Totò Peppino e la mala femmina, noi volevamo sapore. Senza il mio permesso non posso Monicelli con la M maiuscola, no minuscola, ma dove sei finito senza punto interrogativo? Non so chi sei, meno male che non ho avuto il piacere di vedere Eti che due volte nella vita, appunto, qui ci vuole la maiuscola, riprenditi. Mi scrisse fatti vedere, ma ora, questa recensione c'era una volta in America, inserita su Fintim, considerata, reputata utile per sette utenti, tal dei tali, no, questi qua. A proposito di Frusciante, ma io fatti vedere da uno bravo, ma mi ricordo che adesso parte Floris con Noir Nightmare, no? E io mi ricordo che incontrai questo Federico, infatti lui stesso asserì così, video molto contestato, 2780 visualizzazioni. E vediamo un po', ma dov'è? Dov'è costui che io incontrai? Troveremo questa mitica videoteca, videodrome di Livorno, via Magenta, piazza Magenta. Salve, signor Frusciante. Ghiotto. Ciao, bello Stefano. Bello Stefano. Come stai? Caldo, Caldo grazie. cazzo. Caldo cazzo. Caldo di Quando immaginario. fa caldo il E cazzo. oggi si sta anche di vino qua. Come? E oggi si sta qua di vino. Vabbè. Comunque, fatto sta che House of Gucci inserì Slash of Character Sono Poster. freddo. Freddy Krueger, Pazienza. ecco. A proposito di Lei è un paziente che non ha pazienza. Che paziente è? Totò Diaboli. Cus. Cus. Ok, ma Cicus, come dicono i meridionali. Ecco, Drugo le Boschi, profilo fake, come un altro che vi mostrerò, mi permette di farti notare l'utilità dei tuoi video e pare a quella di un goldone per un augello esanime. Visto che non fai altro che farneticare rigor. Qui ci vuole la virgola però, poi c'è il gerundio. Una sequenza faraginosa, una sequela forse è meglio. Di termini astrusi e cervellotici e falotico di cui probabilmente ignori la definizione. Perché mai dovrei ignorare la definizione? In HD? È in HD? Siamo in HD 1080. Allora, la tua ossessione maniacale nei confronti di Frusciante, che prima o poi sfocerà in un'attrazione erotica, ha raggiunto livelli parossistici. Siamo subito, non mi piace. Virgola. Che ci vuole la virgola, no? Infatti c'è la E di congiunzione, a volte si utilizza la virgola, poi c'è la E, ma in altri casi. Caso dell'apostrofe, chiamo fatto intorno emotivo e con enfasi, vocale, e temo che sia il sintomo o sinonimo di un complesso di inferiorità, anche se chiamarlo complesso. È un errore piuttosto grossolano, dato che nell'ambito della critica cinematografica sei palesemente inferiore. Il compagno Frusciante, pur non avendo frequentato accademie prestigiose, leggi tutto, è un carismatico e formidabile divulgatore dotato di integrità intellettuale e di un'acuta capacità di analisi, mentre tu sei un pallido, sì, nonostante il caldo io non vado al mare, il pallore mi affligge, e maldestro. Epigone, epigone di Carmelo Bene o di qualche personaggio stralunato della New Hollywood. Questa assomiglia a Steve Buscemi invece dei 90s, degli anni 90, no, uno scemo e basta, virgola, logorato dall'invidia e da un ego smisurato, perché
L'ego smisurato spesso va di pari passo con l'invidia, vero? Beh, no, a volte sì, perché si può ostentare una sicumera e nascondere, così facendo, le proprie fragilità. Forse Frusciante adotta questo metodo, no? Diciamo freudiano, di autopsicanalisi. No, ti manderei un bacio virtuale se tu non fossi brutto quanto il sovraffollamento carcerario. Oh, che brutto accostamento, che luogo comune. Perciò li mi limito ad augurarti una piacevole permanenza sul tubo di scappamento. Oh, mi scappa da ridere, mi scompisce, sbellico dalle risate, perché queste sono battutine d'asilo nido. Con affetto spero che ti affettino. Ma mi affetteranno in maniera affrettata. Sì, subito. Io vado libato, affettato. Questo non è un tipo lezioso, no, no, perché infatti scrive: Ciao mister Falopeciccia, riferendosi al fatto che sareste impiato, no? Androgenia PS, ho scritto, nonostante l'irruenza triviale del commento, mi stai simpatico perché fondamentalmente sei buono come un babà. Bene, Drugo Leboschi, bloccato, saluto mamma, e ci sono mie risposte, naturalmente molto educate, perché devi permetterti, l'hai già fatta, hai ragione, infatti io sono accreditato. Festival di Venezia, lui no. Se non ti piace i miei video, ti ha prescritto il medico, anzi mi corregge uno psichiatra, ma uno bravo, di vederli, di farti diciamo una curetta e poi alludere, ecco, vabbè. Questo mi difende, il bravissimo signore in gamba che ha comprato i miei libri. E adesso vediamo un po' se riusciamo. No, vabbè, su da Roma, ma domani uscirà la mia recensione di C'era una volta in America. Dicevo, a proposito, ma parliamo di Cina, The Last Duel, è uscito il trailer italiano, ce lo gustiamo, sarà presentato a Venezia, sì, è una caccia alle streghe, sì, dovete sapere che io sono veramente, come mi scrisse costui, un altro essere pavidissimo che mi guarda, diciamo, osserva virtualmente con uno sguardo sfidante, diciamo, no? Mister è un signore, si capisce? Vedete, inserisce sul logo profile Bob De Niro del cacciatore video di cui non dispone l'autorizzazione di copyright, alcuni segnalati. Vedete, comunque pellicole, serie TV, Twin Peaks rinomate, e poi è capace di scrivere queste cose screanzate. Scusate, questa è l'offesa di Frusciante. Dov'è questo Sanders? Ma lo cerchiamo. Cerchiamo da Roma www. No, scusate. Andiamo sul Genius Pop, che sono io. Scusate per la connessione lenta, lentissima. Non va, com'è che non va? Ecco, cerchiamolo qua. Questo è il mio ultimo post, sono accreditato, ingigantiamo. Gentile Stefano Falotti, abbiamo il piacere di confermare l'accredito alla 78esima mostra internazionale. Un video così improvvisato, digitando velocemente in search, se si muovesse invece in maniera più repentina, la connessione è lenta come qualcuno che offende da dietro uno schermo. Augurandosi che non abbia la prontezza di riflessi per replicargli veementemente. Ecco, vedete che bel personaggio. Dopo avermi aggredito, sei stato fermato subito. Sai solo inserire clip che ti censurano per copyright e non hai le palle di mostrarti in viso anziché offendere dietro la tastiera. Chiami al telefono oppure incontrami dal vivo, perché ho il coraggio di affrontare, ecco. Per appunto, ribadiamolo, evidenziamo ancora in maniera stoica, coraggioso, ecco. Vediamo se sarai altrettanto coraggioso, caca sotto invidioso, non ce la fai e prenderesti, no, perderesti tutti i capelli o te la farei a proposito nelle mutande, ciao bellino. Lui risponde, almeno non sono un sociopatico, di disturbo, leggete, leggete. Ecco, questo è un cinefilo intelligente, soprattutto un bullo demente. Vanta, scopo una tizia, ci deve pure fare un video, quale? Non ci sono video pornografici.
Tanto la tela farà vedere un fisico che è una mozzarella. È vero, io sono bianco, puro come il latte. Sta ad lisciarsi i capelli ogni 3 secondi, non capendo che più fa così, più perderà i pochi rimasti. È fissato molto con il bulbo. Quale oculare non sa vedere chiaramente chi sia lui, ecco. Io credo sia la stessa persona, questo Sanders e questo Drugo Le Boschi, che se torniamo qui, vedete, da me giustamente un po' di Diabolicus, allora, Totò, ecco. fratelli, amici della congrega, lei è un paziente che non ha pazienza. Che paziente è? Totò Diabolicus. Allora, Ecco, Drugo Le Boschi, ma chi è costui? Da me, come potete vedere, scritto sblocco utente, l'abbiamo bloccato. Video. Questo canale non ha video. Playlist. Ne avrà creato negli scorsi giorni. Ebbene, molto attendibile, no? Come odiatore. Ma finiamo con House of Gucci. A proposito di De Niro, non del cacciatore, doveva esservi De Niro, e io ne scrissi la notizia in tempi non sospetti, perché io, secondo Frusciante, non farei un cazzo, ma Frusciante non mi riguarda, non è lui il problema, bensì altri personaggi piuttosto discutibili. Ecco, la mia notizia, 308 viste, alcune mie recensioni hanno ottenuto visualizzazioni maggiori. Mindhunter 2, 994, siamo quasi a 1000. Recensione degli episodi conclusivi 1053. Ecco, a questi poveri cristi da manicomio farei leggere questa mia recensione, ecco, dello stato della mente, che ha totalizzato la bellezza di 4.084 vista, Stefano Falotico. E vabbè, io non farei niente, ma allora, Frusciante ha 55.000 iscritti, forse di più, tranne quando parla di Snyder o Michael Bay, lo pagano 10 euro per una mini recensione di 2 minuti e mezzo in cui vomita troiaio, e quella. Ottiene delle visualizzazioni piuttosto mediocri, ecco, a stento spesso sfiorano le 1000 visualizzazioni nonostante tutti gli iscritti, nel senso che la gente lo paga affinché lui stronchi impietosamente e sputtani tanti artisti, apprezzabili o meno, ma comunque con decoro bisogna parlarne anche semmai criticandoli, polemizzando, ecco. Quindi io non ho, diciamo, retribuzioni, non ricevo soldi per la mia passione, però non mi do la prostituzione. Guardiamo il trailer. Dicevo, De Niro ha fatto bene a rifiutare il ruolo, poi è andato a Jeremy Irons, per cui era inizialmente designato. House of Gucci, Lady Gaga, a Bologna. Social che pen, Dio buon, guarda lì, oh che topona! Frusciante non piace zucchero, Sugar Fornaciari, già ne parlai, e da lì partì l'astio e il rancore nei miei riguardi. E mi disse, appunto, riguardati, ecco, abbi cura di te, anzi, fatti curare. Patrizia Reggiani, Sugar Fornaciari. Partigiano Reggiano, ma quel fa venire una volca, poi ti viene la formaggio, sapete così, la formaggio, cos'è? Non cosa sia, qui il congiuntivo non ci vuole, è un po' tappa, un po' nana, però ha It was degli a name occhi, that sounded so una sweet. splendida voce, e non fatemi arrabbiare come Al Pacino quel pomeriggio un giorno da cane. Pacino, Michael Corleone. Fammi! Dumb Driver. E qui la mia recensione di C'era una volta, un'altra volta partirà, è qui, pomeriggio un giorno da casa, 90 visualizzazioni, 158, Festival di Venezia, vi sarò il mese di accreditato.
Vediamo un po'. Non aprite quella po'. 166 visualizzazioni, che non è male comunque per i miei video di nicchia, ecco. Gente, ricordo di uno stupro gratuito tanto quanto repellente. Sorriso mio, non strafottente la taxi driver di Bobby De Niro. Cosa hai fatto in tutti questi anni nudo? Sono andato a letto presto. E a proposito dell'essere triviali come questo drugole biondo, mescola, tira l'impazzimento di nervosimento di James Woods. Lo zucchero ma non sugar, la vita. Dammi un po' di zucchero, baby. La recensione non aprite quella porta. Ecco, inserita su Daruma. Dove sta? Sta qua. Adesso l'andiamo a pigliare. Ecco, se lo prendessero in quel posto, vedete. Cos'è un quiz volatile per diabetici? No, sono cazzi ameri! Lino Benvi? Ameri, ameri, c'è ameri! Al bar dello sport, ve lo ricordate? Ecco, vi ricordate? Saggio a un autostoppista picchiatello, forse Jerry Lewis, no, è autolesionista Edwin Hill. Chi è costui in verità? È per caso apparentato con Leatherface? Invece, qual è la vera identità che si cela dietro le fattezze, le sembianze, diciamo così, l'apparenza rispettabilissima, innocua, perfino tonte, del gestore di una stazione di servizio? Va bene, ok, domani uscirà per Daruma View Cinema la recensione programmata di C'era una volta in America. Eccoci qua. Ciao ciao. Chiudiamo.